prima di addentrarci nella riflessione sul gesto liturgico dello stare in piedi, vorrei ricordare che in questo anno 2013 ricorrono i 50 anni esatti dalla promulgazione della Costituzione conciliare Sacrosantum Concilio, promulgata appunto il 4 dicembre del 1963. E questa Costituzione ha ritrovato la partecipazione piena del popolo di Dio alla liturgia, ha restituito al popolo di Dio l'azione liturgica, di cui il popolo di Dio radunato in assemblea è il soggetto. E partecipare significa prendere parte ad un'azione che è azione di un altro, che è azione del Signore, il quale rende presente nell'azione liturgica il mistero della sua Pasqua. Partecipare vuol dire che il fedele, il cristiano che vive la liturgia partecipa, cioè prende parte con tutto se stesso, coinvolgendosi con tutta la propria esistenza, mente, cuore, ma anche atteggiamenti del corpo a quell'azione, per poter accogliere, coinvolgendosi, il mistero della Pasqua del Signore che costituisce la sua redenzione. Allora è il Concilio, è la Sacrosantum Concilium, è questa Costituzione conciliare che attraverso questa parola d'ordine del partecipare dice che il cristiano dentro l'azione liturgica non è spettatore muto e passivo, ma si coinvolge con tutta la propria corporeità, con la mente, con il cuore, dentro questa azione. E allora ecco, lo stare in piedi, come lo stare seduti, come l'inginocchiarci, dentro l'azione liturgica hanno un significato. Se lo stare seduto può significare l'essere rilassato in un atteggiamento di ascolto, pensiamo a Maria di Betania che si mette seduta ai piedi di Gesù ad ascoltarlo, se l'atteggiamento della inginocchiarsi e del prostrarsi dice tutta la nostra piccolezza e la nostra inadeguatezza, tutto il nostro essere piccoli e poveri dinanzi alla trascendenza, al mistero della trascendenza e quindi è sottomissione adorante al Signore, il gesto dello stare in piedi ha significati diversi. Potremmo dire che questo stare in piedi è l'atteggiamento di chi è pronto, di chi è desto, di chi è proteso verso l'incontro con il Signore. Quando una persona entra in casa nostra, bussa alla nostra porta, noi non l'attendiamo seduti comodamente in casa, ma ci alziamo, andiamo ad aprire, la accogliamo e non ci sediamo finché non l'abbiamo fatta accomodare. E allora è importante che anche questo gesto dello stare in piedi dica il nostro essere attenti a colui che ci parla, essere protesi verso di lui, essere addirittura pronti a metterci in cammino. Lo stare in piedi dice anche la disponibilità alla sequela, al metterci in cammino dietro a colui che parla e ci fa conoscere il suo progetto. E questo stare in piedi, potremmo dire, ha un'immagine, un'icona, ad esempio nel libro dell'Apocalisse. Qui ai capitoli 4 e 5 del libro dell'Apocalisse vede seduto sul trono un vegliardo che è poi Dio Padre, circondato da angeli i quali lodano e glorificano il suo nome e da tante altre persone. Questo vegliardo ha in mano, nella mano destra, un libro con 7 sigilli e nessuno è in grado di aprire questo libro con questi sigilli. Soltanto arriva un agnello, l'agnello che è il simbolo del Cristo immolato ma risuscitato, il quale si pone diritto, dice il libro dell'Apocalisse, sta ritto in piedi davanti al trono, prende il libro dalla destra del vegliardo e può finalmente aprirne i sigilli. Può aprirne i sigilli perché è stato immolato e perché risorto e glorificato ha la possibilità di stare diritto dinanzi al Padre. Ma sarebbe interessante poter guardare ad alcuni momenti della celebrazione liturgica dell'Eucarestia, in particolare, che è la massima espressione dell'azione liturgica della Chiesa, quali sono i momenti nei quali noi siamo in piedi. Pensiamo ai riti d'inizio.
È il Signore che ci ha ospitato, come ogni domenica ci accoglie nella sua casa per la nostra preghiera, per la preghiera liturgica. È il Signore che ci ospita, ma siamo noi che all'inizio della celebrazione lo accogliamo. Accogliamo Lui che si fa vicino a noi nei Suoi doni. Pensiamo alla processione d'ingresso, alla croce che avanza, all'Evangeliario che avanza, al ministro che rende presente la persona stessa di Cristo. E allora, se il Signore si avvicina a noi, se il Signore nella processione iniziale si avvicina a ciascuno di noi, all'assemblea radunata con i suoi doni, croce, evangeliario, ministri, non possiamo accoglierlo seduti. Allora certamente il momento dell'inizio, quando si intona il canto d'ingresso, noi ci alziamo in piedi per esprimere la nostra prontezza nell'accogliere il Signore che si avvicina a noi con i suoi doni. Al momento dopo le letture dell'acclamazione al Vangelo, l'alleluia è quel canto di acclamazione che non può non essere cantato. Di fronte a questa acclamazione che prelude alla processione dell'Evangeliario e quindi poi prelude alla proclamazione del Vangelo, che è il momento culminante della celebrazione della parola di Dio, anche qui non possiamo rimanere seduti. Così è alla professione di fede, un momento comunitario in cui tutta la comunità dice la propria fede nel Signore, va vissuto e celebrato rimanendo in piedi. Potremmo dire che nei momenti in cui la preghiera liturgica, che ha generi letterari diversi, in cui la preghiera liturgica si fa lode, si fa acclamazione, si fa rendimento di grazie, questo è il momento in cui noi necessariamente siamo in piedi. E allora noi possiamo dire che lo stare in piedi alla presenza liturgicamente dice anche l'idea che la partecipazione alla liturgia terrestre è anticipazione, è preludio a quella liturgia del cielo in cui tutti in piedi, insieme a quella moltitudine immensa di cui parla il libro dell'Apocalisse, tutti insieme in piedi nella Gerusalemme del cielo, saremo dinanzi a quel trono, a quel vegliardo, a quel padre e all'agnello immolato ritto in piedi a celebrare per sempre quella liturgia che è lode, che è magnificenza, che è rendimento di grazie in eterno al Signore.